Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia e per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, aiutami e ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significhi volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cielo, volume 3, capitoli 12 e 13, 24 e 26 novembre 1899. Questa mattina il mio dolce Gesù è venuto e mi ha trasportato fuori di me stessa. Ora, siccome l'ho veduto tutto ripieno di amarezza, l'ho pregato e ripregato che la riversasse in me. E per quanto ho potuto pregare, non mi è riuscito di ottenere che versasse in me le sue amarezze. Solo che, siccome mi avvicinavo alla sua bocca per ricevere le sue amarezze, ne veniva un alito amaro. Mentre ciò facevo, vedevo un sacerdote che moriva, ma non ho conosciuto bene chi fosse, perché pareva l'altra intenzione di pregare per un sacerdote infermo. Ma non scorgendolo per quello, cioè avendo l'intenzione di pregare per un sacerdote infermo, non riconoscendolo per quello, mi sono confusa se fosse quello o qualche altro. Onde ho detto a Gesù: Signore, che fai? Non vedi tu quanta scarsezza di sacerdoti vi è accorato, che vuoi toglierci degli altri?
E Gesù, non dandomi retta e minacciando con la mano, diceva: li distruggerò di più. Trovandomi molto sofferente, l'amabile mio Gesù è venuto e mi ha messo il braccio da dietro il collo in atto di sostenermi. Ora, stando lui vicino, ho incominciato a fare le mie solite adorazioni a tutte le sue sante membra, incominciando dalla sua sacratissima testa. Nell'atto che ciò facevo mi ha detto: Diletta mia, ho sete, fammi dissetare nel tuo amore che più non posso trattenermi. E prendendo aspetto di bambino, si è menato fra le mie braccia e si è messo a succhiare. Pareva che ci prendeva un gusto graditissimo e ne restava tutto ristorato e dissetato. Dopo ciò, volendo quasi scherzare con me, con una lancia che teneva in mano, mi passava il cuore da banda a banda. Io sentivo acerbissimo dolore, ma come ero contenta di soffrire, specialmente perché erano le stesse mani del mio solo ed unico bene che mi davano da patire, e lo incitavo a farmi maggiore strazio, tanto era il gusto e la dolcezza che vi sentivo. Gesù benedetto, per rendermi più contenta, mi ha strappato il cuore prendendolo fra le sue mani. E con quella stessa lancia l'ho aperto metà e metà ed ha trovato una croce risplendente e bianchissima. L'ha presa fra le sue mani, compiacendosi grandemente, e mi ha detto: Questa croce l'ha prodotta l'amore e la purità con cui tu soffri. Mi compiaccio tanto del modo con cui tu soffri, che non solo io, ma chiamo il Padre e lo Spirito Santo a compiacersi con me. In un istante ho fatto per guardare ed ho visto tre persone che circondandomi si dilettavano nel guardare questa croce. Io però, lamentandomi con loro, ho detto: Grande Iddio, troppo scarso è il mio patire. Non sono contenta della sola croce, ma voglio ancora le spine ed i chiodi, e se non lo merito perché indegna e peccatrice, voi certo potrete darmi le disposizioni per ciò meritare. E Gesù, dandomi un raggio intellettuale, mi ha fatto, di luce intellettuale, mi ha fatto capire che voleva che io facessi la confessione delle mie colpe. Mi sentivo quasi atterrare innanzi alle tre divine persone, ma l'umanità di nostro Signore mi ispirava fiducia, sicché pure a Lui rivolgendomi ho detto il Confiteor e dopo ho incominciato a fare la confessione delle mie colpe. Ora, mentre mi trovavo tutta immersa nelle mie miserie, una voce è uscita da mezzo a loro che diceva: Ti perdoniamo. E tu non più peccare. Io mi aspettavo di ricevere l'assoluzione di nostro Signore, ma nel meglio è scomparso. Poco dopo è ritornato crocifisso e mi ha partecipato i dolori della croce. Queste due meditazioni sono, diversamente e santamente sconvolgenti. Ci proiettano appunto sotto distinti punti di vista in orizzonti non soliti, non comuni per le nostre riflessioni di semplici e comuni mortali. Allora, il primo capitolo è evidente che ci mostra l'estremo dolore, quindi la grande amarezza che prova Gesù per i sacerdoti, presumibilmente, anche se non c'è un riferimento esplicito, sacerdoti non all'altezza del loro altissimo ministero, che danno dolore immenso al cuore di Gesù. Ora, questa contemplazione deve anzitutto muoverci a consolare, ecco, Gesù di questo dolore, vedremo adesso brevemente come, non a metterci il carico da 90 dandogliene altri. E altri dolori più grandi e che attirano anche gli strali della sua giustizia sono quelli che gli si danno quando in presenza
di sacerdoti non all'altezza del loro ministero, ci si sente autorizzati a mancar loro di rispetto, a maltrattarli, a denigrarli, a beffeggiarli, a criticarli, a parlare male, a mormorare, a parlare male con le altre persone, a disprezzarli, eccetera. Tutte queste cose non si devono fare, perché Gesù insegna nei messi di spirito dei sacerdoti che sono appunto i suoi rappresentanti, sono i suoi unti, sono i suoi consacrati. Semplicemente per il fatto di aver ricevuto l'ordine sacro, a prescindere da ogni merito personale, se ne riserva personalmente il giudizio, che sarà un giudizio, stiamo tranquilli, severissimo. Quindi un sacerdote non all'altezza del suo ministero, come dire, certo fa un sacco di danni, ma è degno di grande compassione perché non sa che cosa gli aspetta. E gli aspettano guai grossi davanti alla divina giustizia, molto grossi. Gesù, insomma, si lascia scappare, insomma, con l'espressione di profondo sdegno, insomma, molto forte, li distruggerò di più. Ecco, che fa comprendere però quanto sia grande il dolore suo alla vista, perché un sacerdote non all'altezza della sua missione fa un sacco di danni, non soltanto a sé, ma anche fuori di sé. Ecco, l'unica raccomandazione, vedete, Luisa si offre a prendere l'amarezza di Gesù, a condividerla. Ecco. Noi non possiamo farlo in quel modo del tutto peculiare, quindi non sentiamo l'alito di Gesù né ci versa il suo amaro in bocca, però possiamo in qualche modo condividere nell'intimo della nostra preghiera il suo dolore. E che cosa fare? Pregare il Signore perché dia luci e grazie ai sacerdoti non all'altezza del loro ministero, se siamo capaci offrire qualche sacrificio per la stessa intenzione e se siamo capaci riparare, ecco, qualcuno magari dei comportamenti pubblici, ecco, non all'altezza del loro ministero che sono oggettivamente riscontrabili. Faccio qualche esempio: se vedo un sacerdote che Dio non voglia, speriamo che non accada, ma per esempio celebra la Santa Messa di fretta, come si ripara questa cosa? Bene, le preghiere che farò cercherò di farle con calma, mettendoci anche l'intenzione, cioè con l'amore e la calma con cui ti offro questa preghiera, riparino anche la fretta, insomma, di quel tuo ministro, mentre ti prego di fargli accorgere di questo, no? Della cosa fatta malamente che fa e anche del cattivo esempio che dà, perché oggi la Santa Messa è detta tutta ad alta voce, non è come un tempo che tutta la parte del sacrificale era sottovoce, per cui se un sacerdote era, come dire, frettoloso, faceva soltanto peccato davanti a Gesù, ma non se ne accorgeva nessuno. Oggi con la messa rivolta verso il popolo e ad alta voce, il suo comportamento condiziona tutti e crea problemi. Ecco, oppure se dovessimo vedere, Dio non voglia, insomma, un sacerdote poco devoto, poco riverente anche nei confronti di Gesù, moltiplichiamo le nostre riverenze interiore ed esteriore nei confronti dell'Eucaristia. Ecco, e basta. E basta. Gesù non vuole che si vuole che si faccia altro, certamente se si dovesse avere la certezza, ecco, provata di un comportamento oggettivamente scandaloso, attenzione alle parole che sto usando, quindi certezza provata di un comportamento oggettivamente scandaloso, in quel caso, ecco, dopo aver tentato di farlo caritatevolmente notare al diretto interessato, certamente bisogna segnalare il comportamento all'autorità che può porvi rimedio per evitare, insomma, che siano inferte ferite gravi alla Chiesa a causa di quel comportamento. Fatto questo, non c'è altro da fare. Non vanno aggiunti altri dolori al cuore di Gesù. Andiamo alla seconda parte. Qui questa seconda parte è molto 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 mistica, diciamo così. Oltre che molto bella, ci sono una serie di fenomeni che a mia conoscenza
Specialmente il primo, non ne ho altri. Il secondo, quello del cavare il cuore, è successo sicuramente tante volte a Santa Veronica Giuliani. Quest'operazione del taglio a metà del cuore per trovare questa croce bianca, io non l'ho mai sentita, insomma, non ho, però la mia evidentemente cultura anche agiografica e religiosa non è universale, no? Quindi parlo, ecco, in base alle cognizioni limitate che ho, insomma, sulla base di quello che ho letto nella mia vita. Viceversa, la confessione davanti a Gesù è un fatto diffuso, e alla Santissima Trinità è un fatto diffuso nella storia della mistica, e anche qui in Santa Veronica Giuliani ha un precedente eccellente, insomma, rispetto a Luisa. Ora, vediamo un attimo di contestualizzare. Ecco, anzitutto, alla presenza di Gesù, lei incomincia a fare le sue solite orazioni a tutte le sue sante membra, incominciando dalla sua sacratissima testa. Sappiamo che queste cose le abbiamo la possibilità di farle, quindi con un grande aiuto, attraverso le ore della passione, che vanno fatte bene. Quando arrivano quei momenti in cui si adora e si bacia la testa, gli occhi, le orecchie, la bocca, le mani, i piedi, il petto, il cuore di Gesù, queste operazioni vanno fatte bene, con partecipazione interiore ed anche con partecipazione esteriore, come tante volte ho raccomandato. È bene sempre avere con sé un crocifisso quando si fanno le ore della passione, per poter esternare quei gesti, cioè i baci, taglieli sul serio al crocifisso, esattamente nei punti indicati volta per volta dall'ora della passione. Ecco, non pensando che questo sia un gesto indifferente, questo è un gesto che arriva a Gesù e lo consola e lo ripara non poco. È un gesto previsto, l'ho detto tante volte, anche nei riti della Chiesa, per esempio l'unzione degli infermi, ma non solo. Quando un vescovo entra a fare visita pastorale in una chiesa, la prima cosa che fa è, alla porta gli si offre il crocifisso e bacia il crocifisso, quindi abbiamo il gesto liturgico dell'adorazione della croce del Venerdì Santo, insomma, dove si bacia il crocifisso, quindi tanto per dirne alcuni e non tutti. Quindi non dobbiamo affatto meravigliarci, quindi questo è un gesto solennemente sancito dalla liturgia della Chiesa, quindi sacrosantamente benedetto e santificante. Questa è la prima cosa. E poi vedete che qui Gesù cerca, dice, fammi dissetare del tuo amore che più non posso trattenere. Ecco, noi sappiamo dai maestri di spirito che la frase che Gesù pronunciò sulla croce, Sitio in latino o sete in italiano, ha questa interpretazione privilegiata, cioè ha sete dell'amore delle sue creature. Io non mi stanco di ripetere, nel mondo della divina volontà, oltre che in queste esperienze mistiche preparatorie che sono comuni nella storia della Chiesa, anche se certe forme di Luisa sembrano un po' particolari, si fa proprio percezione reale di questo amore di Gesù che vuole essere accolto e corrisposto. E quando questo non accade, ciò causa nel cuore di Gesù un dolore immenso che attende, come dire, consolazione, ma attende anche, dice, ci sarà uno che lo vuole ricevere questo mio amore e che me lo ricambia adeguatamente. Cioè, alla fine il regno del divino volere è questo, cioè, la divina volontà non è altro che ricolmare la creatura di tutti i doni, l'amore che Dio ha per essa e che riversò a suo tempo sui nostri progenitori e che questi perdettero chiudendo il rubinetto dell'accesso alla divina volontà, dando vita alla propria. E il nostro Signore, tante grazie, non ce le fa non perché non vorrebbe, ma perché noi non siamo disposti a riceverle. Disposti, non nel senso, cioè, disposti nel senso interiore, non stiamo nelle condizioni. E tra le condizioni c'è anche, come dire, l'amore accolto e ricambiato e anche il desiderio che Gesù vuole che si abbia di lui e di stare con lui. Non un desiderio così, no? Un desiderio dimostrato, cioè un desiderio che si dimostri nel tempo che uno dedica a Gesù, nello spazio che dedica alla preghiera, nell'attenzione che gli dedica, nel fare le cose solo per lui, eccetera. Non è sì, desidero stare con Gesù,
Sì, bisogna vedere poi nella tua vita che se questo desiderio è vissuto o se è semplicemente un pensiero, no? Un devoto e pio pensiero. Ecco, Gesù appare come Gesù bambino e succhia evidentemente al seno di Luisa, no? Voi capite, Luisa era una vergine sposata, quindi anche il fenomeno fisico, insomma, per cui possa allattare anche Gesù bambino, e che voi capite che è evidentemente miracolosa, no? Perché quelle ghiandole si attivano e producono il latte materno quando una persona sta in stato interessante, ordinariamente. Ecco, cioè già che Luisa avesse la possibilità di fare questo, è già questo un miracolo, no? Impressionante questo gesto, no? Di Gesù, questo gesto molto fisico, tra l'altro, di Gesù. Capite? Io quando leggo queste cose capisco, insomma, come capisco, comincio a capire, insomma, come il mondo di Dio, il mondo divino, che è fortemente polarizzato sulle frequenze dell'amore, è fondamentalmente un mondo incognito. Noi non abbiamo, cioè, le nostre idee che abbiamo di tante cose, anche soprannaturali, sono le nostre idee, ma solo chi ne ha fatto esperienza ne può parlare. Quindi una cosa di questo genere è una scena da contemplare, da ammirare. Gesù che è tutto contento, prendendo un graditissimo gusto, restava tutto ristorato e dissetato, compie questo gesto. No? Evidentemente quello è un gesto, capite? Un bambino che è attaccato al grembo della madre è proprio l'immagine di una sorta di beatitudine. Un bambino attaccato al grembo di una madre ha tutto quello che desidera, perché un bambino non può desiderare nient'altro, diciamo così, che non dormire e stare attaccato al grembo della madre per mangiare, no? Quindi c'è molto da riflettere su questa simbologia. E poi, ecco, c'è un fenomeno conosciuto nella mistica, che è la trafissione del cuore con la lancia, che è la ferita d'amore. Quindi che è dolorosa e al tempo stesso, pur nel dolore, beatificante. Questi sono i misteri dei dolori mistici che ovviamente non voglio neanche considerare il caso degli stolti che ci ironizzano sopra, ecco, dandogli delle brutte etichette, ecco, tacciando, come ha fatto qualcuno, qualche mistico di masochismo. Ecco, questo proprio dimostra proprio l'ignoranza crassa, proprio grossolana, insomma, di questi poveri fratelli. In realtà è questa un'esperienza mistica profondissima, che appunto unisce questa dimensione di dolore immenso, però a godimento immenso, e l'incitava a farmi maggiore strazio, tanto era il gusto e la dolcezza che vi sentivo. E poi c'è questo fenomeno. Anche questo è un fenomeno, insomma, cioè come fa un cuore ad essere tolto dalla sua sede senza che l'organismo vada immediatamente in necrosi, in necrosi istantanea, capite, no? Però sono fatti reali questi qui, non sono fatti immaginari. Lo apre a metà con la lancia e trova questa croce bianchissima. Interessante, ecco, adesso non soffermarsi troppo su questo evento del tutto peculiare, quanto su quello che ci trova dentro, no? Questa croce risplendente bianchissima, e questo ci interessa un pochino a noi, certamente a un bel po' di distanza, però ci dà una possibilità, ecco, di lontana imitazione, diciamo così. Questa croce l'ha prodotta l'amore e la purità con cui tu soffri. Ecco, l'amore per chi? L'amore per Gesù. Ecco, l'offrirsi e il sobbarcarsi di sofferenze per Gesù, per amore suo, è cosa grande davanti a Dio. E la purezza con cui si soffre. Quindi l'anima che ama Gesù soffre con purità, non soltanto nel senso, evidentemente, questo non c'è neanche da parlarne, no? Cioè, in queste anime quello che ha a che fare con l'impurità
grossolana, non se ne parla nemmeno, d'accordo? Ecco. Se non, certamente il demonio, se Dio lo permette, può mandare qualche tentazione brutta anche sotto questo punto di vista. Cioè abbiamo per esempio l'esperienza di santi maschietti che sono San Francesco e San Benedetto, i più famosi che sono stati molto tentati su questo, no? Ma evidentemente hanno trionfato anche eroicamente sulle tentazioni. Ma qui la purezza fa riferimento alla purezza dell'intenzione. La purezza dell'intenzione vuol dire non soltanto soffrire per amore e con amore nei confronti di Gesù, il che significa, guarda, Signore mio, te l'offro con tutto il cuore questa sofferenza, non me la lamento minimamente, e ti offro questa e qualunque altra che tu volessi darmi senza nessun tipo di remora né di limite. Fai di me quello che vuoi se questo serve a darti gusto e consolazione. Questo significa. La purezza è l'offrire quella sofferenza, perché sapete che la sofferenza è una croce abbracciata, io la posso offrire anche per me, la posso soffrire anche per me, no? Posso dire, Signore, questa croce vada a sconto dei miei peccati, che è un'intenzione buona, lecita, ma non è certamente l'intenzione perfetta, è perfettamente pura, perché l'intenzione è perfettamente pura, io soffro questa cosa per la tua gloria, per i tuoi disegni, Signore, e per la salvezza delle anime. Cioè, la purezza dell'intenzione è pura quando è perfettamente uniformata alle due ali della carità, che sono appunto l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Ecco, quindi non basta soffrire, attenzione, bisogna vedere come soffriamo. Gesù dice: mi compiaccio tanto del modo con cui tu soffri, che ne veniamo a compiacersi tutti e tre, e poi vede la Santissima Trinità, e poi ancora vedete la generosità di queste anime. Però questa è una generosità senza voler nulla togliere all'eroismo e ai meriti che queste anime hanno, è una generosità che parte quasi spontanea dal cuore, perché nell'orizzonte dell'amore tutto sembra poco per l'amato. Tutto sembra poco, specialmente poi per un amato come nostro Signore Gesù Cristo, no? Che non potremo, cioè, che cosa vogliamo dargli al Signore? Ma basta anche che cosa vogliamo dargli alla Madonna, insomma, cosa vogliamo dargli in cambio alla Madonna per quello che ha fatto per noi, no? Cosa? Ma neanche se uno vedesse, cioè, il martire, dicono i maestri di spirito, soffrisse anche più atroci tormenti, restituisce in parte quello che ha ricevuto, da sangue per sangue, da vita per vita, no? Quindi, ecco, però, quindi c'è questa offerta, e interessante qui, Gesù da questo raggio di luce intellettuale e le fa comprendere come un'anima vittima che voglia andare sempre più in alto, ecco, nell'offerta delle sofferenze, deve avere la sua anima pura e purificata anche da ogni minima macchia di peccato. Per cui, questo indirettamente chiaramente ci fa ricordare l'importanza della confessione frequente e ben fatta. Ben fatta significa da parte nostra, specialmente da parte di chi desidera entrare nel regno della Divina Volontà, saper entrare nei peccati di pensiero, nei peccati di omissione, anche nelle più piccole sfumature e imperfezioni di cui la nostra anima si appena appena macchia, ecco, perché la macchia in senso stretto teologico è prodotta soltanto dal peccato, ecco, l'imperfezione non produce una macchia, produce un po' uno sbiadimento, ecco, del chiarore e dello splendore della grazia che sta in noi, no? Piccolissimo sbiadimento, ecco, oggi abbiamo le tecnologie, diciamo che l'immagine della nostra anima non è più in 4K, adesso sono le ultime soluzioni della massima risoluzione, no? Ecco. Gesù non vede più la nostra anima in 4K, se facciamo qualche piccola imperfezione, comincia ad andare gradualmente verso il Full HD, ecco, a
a 1080, poi il Full HD a 720 e poi torniamo all'analogico alle 580 righe, fino ad andare a vedere le immagini un po' sgranate quando le imperfezioni cominciano a essere molte e poco curate. Ecco, e chiaramente per avere grandi sofferenze che rendono molto simili a Gesù e Maria c'è un tasso elevatissimo di purificazione. E quindi fa fare questa confessione, che te termina nel fatto ti perdoniamo e tu non più peccare. E poi torna e le partecipa ai dolori della croce, cose molto molto frequenti, come sappiamo, in Luisa. Ecco, chiaramente quando entriamo in queste meditazioni, come abbiamo visto, tiriamo fuori degli elementi che edifichino noi comuni mortali in maniera un pochino lontana, ma comunque li abbiamo, no? Facendo una sintesi al termine, per quello che riguarda i sacerdoti abbiamo visto come ci si deve comportare quando si vede un sacerdote non all'altezza del suo ministero, e qui abbiamo imparato quanto è importante accogliere l'amore di Gesù e ricambiarlo con amore, offrirsi tanto quanto ne siamo capaci, per soffrire qualcosa per lui e per sua consolazione, quindi con amore verso di lui e con purezza di intenzione, quindi perché il Signore usi per i suoi fini e per la salvezza delle anime quei piccoli sacrifici che sappiamo offrirgli. Ecco, e infine l'importanza di custodire sempre la nostra anima il più pura possibile, e valorizzando la confessione frequente e celebrandola nella maniera migliore possibile, facendosi quindi attenti senza per questo cadere nello scrupolo vano, però alle piccole macchie della nostra anima, e soprattutto con una grande contrizione, quindi confessarle frequentemente perché la grazia e il suo effetto benefico possano costantemente rinnovare, ripulire e risbiancare la nostra anima. Bene, Santa Vergine Maria, noi ti ringraziamo e ti benediciamo e condividiamo anche i tuoi dolori. Tu tante volte raccomandi di pregare per i pastori della Chiesa e contempliamo, Gesù ha fatto la prima volta questo gesto del tutto peculiare, ecco, di essere allattato al seno con te, e sappiamo, ecco, da alcuni autori, i diletti infiniti che questo gesto produceva in lui e in te. Un gesto estremamente materno che ci fa comprendere, ecco, questa misteriosa esigenza di amore corrisposto che ha Gesù, che ci lascia molto a bocca aperta, ecco, ma che dobbiamo prendere anche molto sul serio, pur essendo ovviamente incapaci di soddisfarla in questo modo soprannaturale, però aiutaci a fare quanto possiamo, ecco, per allietare e consolare col nostro amore il cuore amantissimo di Gesù.
Guidaci poi verso la purezza dell'intenzione che ha caratterizzato sommamente tutto il tuo agire e verso quella sempre più perfetta purificazione con un uso sempre migliore del sacramento della confessione che tanto tu raccomandi ai tuoi devoti fedeli. Possa la tua materna intercessione in questo aiutarci. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.